Merda! Merda! Ma che cazzo! Ah. Riproviamo. Grinding sectors. Cioè, questo è stato un tentativo veramente troppo breve. Può essere benefico stare in un settore per più tempo possibile per aumentare. Per potenziare la mano, perché ogni settore è gradualmente più difficile, va bene. Buono a sapersi. Allora. Quindi. Probabilmente sto facendo qualche errore, però devo imparare in qualche modo. Che abbiamo un tizio agli scudi e uno alle armi. Qui abbiamo un negozio dove è inutile andare. Andiamo qua nel. Oh, una nave della Federazione si sta nascondendo nella nebbula qui. Prima che tu abbia il tempo di contattarli, scompaiono nella nebbula. Prova a seguirli e aiutali. Niente, non li sono riusciti a trovare. Proviamo ad andare qui. Nuova tempesta di plasma. E c'è anche una nave ribelle. Ah. Quindi la tempesta di plasma rende il nostro reattore funzionante solo a metà delle sue capacità. Questo non l'avevo letto prima, però era importante. Quindi la nostra il... è importante l'ossigeno. Sì. Diamo priorità all'ossigeno. Queste sono do dovrebbero essere le armi, sì. Penso che ce la possiamo fare. L'ossigeno comunque è essenziale, su questo siamo d'accordo tutti, spero. Ok, abbiamo distrutto la nave, dai. Abbiamo pure recuperato dei missili. Quindi, il nostro equipaggio è vivo? Sì, però il meccanismo che serve a far funzionare le porte è danneggiato. Che noi non dobbiamo togliere energia alle armi e la diamo ai motori in maniera da poter lasciare questo settore. Anzi, addirittura possiamo fare così. Aspetta, ma questa sta non sta bene. Mentre questo sta bene, quindi a lei la facciamo curare. Ma lì sta andando a fuoco. Aspetta, ma. Ah, non c'è energia qui. Quindi togliamo l'energia agli scudi. E diamo energia alla sala medica. Sì, un pochettino ci sto prendendo la mano, dai. Però non va bene che si stia andando a fuoco tutta questa roba. Aspetta, eh. Aspetta, aspetta, cazzo.
Altro che prenderci la mano, non ci sto capendo più niente. Perché l'ossigeno non funziona più? Ok. Questi sono gli scudi. Togliamo gli scudi e diamo energia qua. Ci serve qualcuno nella sala motori. Scudi critici, sì, ma... Tipo così posso aprire tutte le porte. Porte, però questa la facciamo. No, 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 è stata una brutta idea. Meno male che siamo in pausa. No, che stai facendo? Ok. Va bene, allontaniamoci. Allontaniamoci e andiamo. Potremmo andare qui. Speriamo che troviamo una zona buona. Campo di asteroidi. Esplora il campo di asteroidi. Va bene. Abbiamo trovato buone cose. Allora, non dobbiamo morire. Abbiamo carenza di ossigeno. No, l'ossigeno funziona. Però... Non sta dando, cioè non stiamo ricevendo ossigeno abbastanza. Vediamo. Abbiamo perso un membro dell'equipaggio, ma questo non vuol dire che la nostra partita è finita. Ci sono molte cose che bisogna considerare in questo gioco. La prima è la carenza di ossigeno in questa partita specifica. Allora, lui deve riparare. Siamo in una buona situazione, sì? Siamo a posto. Nel senso, c'è qualcosa che mi sfugge. Allora, devo riparare i sensori. Ci serve qualcuno che piloti la nave, se no non possiamo abbandonare questo settore. Oh. Chi è morto, tra l'altro? Il capitano Chris Griffin. Quindi, il nostro scafo non è messo malissimo. Il nostro scafo non è messo malissimo. Ma il sistema di scudi ha bisogno di qualcuno. Ok. La nostra nave è operativa. Ok, rimaniamo così e proviamo ad avanzare. No, sono stanco delle nebule, proviamo ad andare qui. Campo di asteroidi. È una nave ribelle contro la quale dovremo combattere. Quindi il pilota lo mandiamo nella sala delle armi e noi ci organizziamo per distruggere prima di tutto le armi nemiche. Ok, questo combattimento è stato facile. Il fatto che i missili si vadano consumando però è un problema notevole. Il campo di asteroidi che vuol dire? Ok, vuol dire che ce ne dobbiamo andare il prima possibile. Quindi andiamo qui. Gli scudi sono importanti. No, aspetta, ci serve... il motore dovrebbe essere carico, ci serve un pilota.
No, aspetta, gli scudi sono la cosa più importante in questo momento. Serve qualcuno che tenga gli scudi attivi. Avere un membro dell'equipaggio in meno è uno svantaggio. E mi sto rendendo conto, però, insomma, devo ancora impararlo per bene. Questo è un gioco molto, molto interessante. Spero che qui non ci sia niente di ostile. Ah! Oh Cristo! Questo sembra molto pericoloso. Allora, vediamo se riusciamo a... Madonna, quante cazzo di armi c'hanno questi? Che gli abbiamo rotto gli scudi, sembra, apparentemente. Se riuscissi a renderli impossibilità di a rompermi con gli, a danneggiarmi, io potrei nel mentre caricare il coso e scapparmene da questa merda. Sembra che se ne stiano per scappare. Quindi, se ne stanno per scappare, io potrei... Ho un'idea. Io continuo ad attaccarli. Così loro non potranno andare da nessuna parte. Aspetta. Forse devo scappare io invece. Ok, sì, devo scappare io. No, se ne stanno scappando. Allora, io rimango qua, vaffanculo. Non mi muovo da qua fino a quando i miei sistemi non sono nuovamente operativi. Questo vuol dire che i miei scudi devono essere funzionanti. Che le mie armi devono essere funzionanti. Che il mio equipaggio deve essere al pieno della vita. Così non posso manco... Minchia, comunque è complicato come gioco, non c'è poca roba. Complicato però è bello. Cioè, sembra meritare tutta la fama. Lasciamo il settore? O facciamo un altro? Chissà, no, io cambierei settore giusto per perdere in un posto diverso. Due missili per pezzi di droni? No, non mi interessa. Ok, posso fare il salto al prossimo settore. Qui c'è un segnale di aiuto. È bel dilemma. Chissà
Chissà se da un settore all'altro ti ricarica la nave, ma mi sa proprio di no. Però in effetti un modo per ricaricarsi la nave deve esserci. Facciamo così, andiamo qua, dai. Una nave civile. Ok, sei pronto al combattimento, ma loro ti informano che sono... che hanno finito il carburante FTL e non possono saltare. Gli posso dare il carburante? Gli do il carburante. E loro ci danno dello scrap. Vabbè. Andiamo verso l'uscita. Mi sembra che il tutorial fosse molto chiaro sul fatto che non si potesse riparare lo scafo, ma non posso credere che non c'è un modo. Ok. Settore civile, settore... Ok. Ah. Quindi, se noi andiamo di qua dovremmo affrontare per forza almeno due settori ostili. Di qua invece ci sono... Oddio, ma sembra che la percentuale di rischio sia praticamente identica, quindi andiamo al settore civile.